a chi ti odia, offri il tuo amore. Settima domenica del tempo ordinario, vi lascio sempre le letture qui, sovrimpressione. Vangelo, prima lettura, sono un discorso proprio analogo. Nella prima lettura si parla di Saul, si parla di Davide, del loro, diciamo, anche scontro, del fatto che Davide rinuncia ad uccidere Saul. Si parla sempre di Antico Testamento, si parla sempre della sopraffazione anche del trono, per cui anche se tutto sembra abbellito dalla condizione di consacrazione, no? Questa aurea di mistero e di divinità, si parla sempre di uomini che si contendono il trono. Però Davide non ucciderà Saul, perché mai toccare un consacrato senza rimanerne impuniti. Arriviamo al clou del Vangelo, e il Vangelo ci dà una enorme batosta. Non offrite male per male, addirittura porgete l'altra guancia, se qualcuno vi offende dateli gratuitamente dell'amore. Io voglio sapere che cosa si sarà mai bevuto quel giorno Gesù per dire queste cose. Per carità, parola di Dio. Ma quanto è difficile. Il restituire al male subito il bene, il mostrare l'amore a delle offese, a delle aggressioni, non osare violenza su violenza. Ci provocano queste parole, ma soprattutto ci mettono proprio in enorme difficoltà, non solo in discussione, perché noi agiamo sempre con quella giustizia umana. Però è una teoria affascinante, ma soprattutto distrugge, dissipa, dissolve l'azione del male. Mi fu posta qualche giorno fa una splendida domanda, che un po' cade a cecio in tutto questo discorso. La scelta del male dell'uomo, e quindi l'ingiustizia umana, prende la sua decisione dal principio del male oppure alla rinuncia al bene? Viene da sé che l'uomo necessariamente ha tutti e due i principi, bene e male. Mi verrebbe da dire, può scegliere se portare avanti il bene o se invece seguire il male. E vai quindi con i discorsi di libertà, con i discorsi di uguaglianza, con quelli del rispetto, con tutto quello che fa parte in maniera pregnante della dignità umana. Però rimane il fatto che questo Vangelo e queste parole sono durissime per noi. Amare il proprio nemico, addirittura pregare per lui, sono cose sicuramente di un livello che non ha niente a che vedere con l'istinto umano. E nella domanda che faccio a voi, perché anzitutto la pongo a me stesso, fin dove si può spingere il mio amore? E come imparare un amore di questo genere? Ovvio, dal maestro, però io mi trovo qui, su questa terra, in questo periodo storico. Ho bisogno che qualcuno mi faccia notare fin dove possa arrivare nell'espansione del mio amore. Ecco che arriva la seconda lettura con il vecchio Adamo, il nuovo Adamo. Sempre un po' per parlare di tutto ciò che era un fermento, un riflettere anche in una maniera forse troppo semplicistica sul fatto che Gesù non era Cristo. O magari non era così immediata la successione di natura umana e natura divina. Il nuovo Adamo, cioè Cristo, è colui che ha portato la salvezza attraverso la resurrezione. In questo dovremmo credere. E allora tentate nell'avere l'unico posto possibile, prima lettura, con un grande amore che ci costa un enorme sacrificio, all'odio altrui. E il credere che Gesù non è solamente un personaggio storico, ma è il Figlio di Dio, morto su quella croce e risorto, noi attraversiamo quest'altra domenica. Buon weekend, buona domenica, buona riflessione e alla prossima. Aspetta, aspetta che qui è tutto storto, aspetta, Sta pieno di cornacchie, vabbè. E continuano, Dobbiamo fare tutto il video così. E vai, continuiamo ancora. Si stanno passando le notizie.